drum set man, 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 drum set man. Ciao a tutti, benvenuti al supporto video della rubrica Ask Me Now, la mia rubrica che appare su Drumset Mag oggi online gratuitamente. E oggi risponderò a un lettore, Pasquale, che mi ha fatto una domanda su come sviluppare il fraseggio swing jazz fra cassa e rullante. Per farlo prenderò in prestito un esercizio che mi fece vedere il grande Alan Dawson, col quale ho avuto l'onore di studiare negli anni '80, nel quale prendeva le 8 pagine centrali del libro Syncopation di Ted Reed, quelle che nella mia edizione vanno dalla 38 alla 46, ma che magari in altre edizioni possono cominciare dalla 37 alla 39, comunque quelle segnate da exercise o esercizio 1 fino all'esercizio 8, e come veniva applicata? Veniva applicata suonando con il piatto swing Charleston sul 2 del 4 le note corte sul rullante, le note lunghe sulla cassa. Le note corte, per intenderci, erano tutti gli ottavi. Le note lunghe invece erano i quarti puntati e gli ottavi legati a un altro ottavo. Buon ascolto. 1, 2, 3, 4. Questo era l'esercizio 1, ora vediamo l'esercizio 2, leggermente più complesso. 1, 2, 3, 4. E così fino all'esercizio numero 8. Non vi scordate poi, una volta che avete, diciamo, imparato, di passare il più tempo possibile a improvvisare voi, a creare voi delle vostre frasi. Alla prossima, arrivederci.